Di nuovo su Amnesia, perché I was wondering if you were going to show up. I see Agrippa convinced you to run some errands. Tell me, is everything nice and clear now? Am I the villain? Good and evil. Such comforting concepts, but hardly applicable. Are you so blind that you see no good in me or evil in Agrippa? Perché nel finale precedente sono morto facendo crollare questi pilastri. Sono andato a informarmi un attimino online per capire per quale motivo mi era rimasta in mano la testa di Agrippa, che comunque ho fatto uno sbattimento esagerato per poterla avere. E niente, praticamente nel finale che avevo fatto prima, cosa succedeva? Praticamente io facevo cadere questi pilastri e crollava tutto, io e Alexander morivamo e il gioco finiva così, dicendo che comunque lui ha fatto comunque la cosa giusta, nonostante era, insomma, nonostante comunque avesse comunque anche Daniel, il protagonista, fatto diverse azioni orribili. Ecco. Ok, ora uso la testa di Agrippa sul portale. Ok, non ancora. There he is. Do you see him, Vaya? He deserves so much more. Please, help him. I know you can. Don't worry, Daniel. It will be all right. Niente, questo è l'altro finale. Oddio, mio parere personale, non so cosa dire di questi finali. Cioè, sinceramente, tutto il lavoro fatto per andare a raccogliere, per creare la pozione e quant'altro, per semplicemente, per cosa? Per un finale del genere, mi è sembrato un po' inutile, nel senso, mi aspettavo qualcosa di un po' più eclatante. Nulla di che, insomma, cioè semplicemente
C'è un terzo finale che è il peggiore, che prevede la morte del protagonista se non viene fatto niente. Però, oddio, questi tre finali qua si risolvono tutti con un'azione da compiere nella scena finale, non vengono sviluppati nel corso del gioco, quindi mi pare un po' una cosa un po' insensata, sinceramente. Lo si può vedere, diciamo, raccogliere la testa di Agrippa per andare a percorrere i ripari nel caso uno, giocando il gioco, non arrivi subito, non arrivi immediatamente al fatto di dover buttare giù i pilastri, allora può avere senso avere un'ultima spiaggia utilizzando la testa. Sinceramente, o almeno per quello che è stata la mia esperienza, ho trovato molto più immediato e spontaneo buttare giù i pilastri che pensare di lanciare la testa di Agrippa nel portale. Comunque niente, insomma, una cosa che non va a rovinare comunque il gioco, ma insomma, una cosa che ho trovato un pochino inutile tutto qua. Ok, direi che questo è veramente l'ultimo video che ho fatto che farò di The Dark Descent, e eviterò il finale. Il finale peggiore, perché insomma non bisogna fare niente, aspettare di morire e niente. Ciao a tutti, per chi vorrà ci rivedremo con il seguito, quindi col capitolo successivo.